Benvenuti sul canale, oggi siamo qua con il dottor Alessandro Gambugiati, psicologo, psicoterapeuta e anche artigiano della psiche. Poi questa ci darà una spiegazione proprio su questa definizione e siamo qua per parlare di un argomento, di un tema molto particolare, un argomento di studio per il dottore, quindi alberi genealogici. Comunque, benvenuto Alessandro e ti lascio subito la parola. Grazie Susanna, ringrazio per questa opportunità. Un caro saluto al pubblico che ci sta ascoltando. Sì, in effetti dal 2013 io mi occupo anche di psicosintesi degli alberi genealogici. In pratica è un'applicazione del metodo psicosintetico allo studio degli alberi genealogici e dei fenomeni che avvengono all'interno di essi. Quindi la prospettiva diciamo psicogenealogica, in questo senso acquisisce anche ulteriori valenze, perché poi ci sono degli autori che hanno interpretato gli eventi in base al loro modello. Ecco. Quindi l'ho fatto anch'io. Fra l'altro, la psicosintesi si presta tantissimo a questo tipo di prospettiva, e quindi ho applicato questo tipo di psicologia allo studio degli alberi genealogici usando degli autori che mi hanno veramente aperto la mente su questi fenomeni che, come vedremo, sono piuttosto interessanti. Raccontami un po', racconta un po' a me e al nostro pubblico che cosa vuol dire studiare in psicologia o comunque in terapia questi alberi genealogici, cioè cosa rappresentano nella vita, nella personalità di una persona, che punti vanno a toccare? Allora, intanto è importante considerare che una persona quando nasce non è non è tabula rasa, ma è un insieme di fattori collegati ovviamente al DNA, ma non soltanto al DNA, perché sappiamo che ci sono delle variabili che in questo momento vengono studiate in maniera molto seria e che non sono riconducibili direttamente al DNA, quindi ci sono degli studi sull'acqua, sui campi energetici ovviamente, da quando c'è la fisica quantistica e sappiamo che la materia è l'energia. Quindi lavoriamo anche su quel piano lì. E in pratica ci sono altre esperienze millenarie su questo, che la medicina cinese, per esempio, per misurare una persona preferisce lavorare su una decina di generazioni. E quindi anche Anna Hansen-Schumacher, che è un'autrice molto importante nel Novecento, ha lavorato con i più importanti psicologi. E lei in un suo testo ha riportato i risultati di queste ricerche che formano già una sintesi veramente apprezzabile, veramente notevole di quello che accade all'interno degli alberi genealogici. E fornisce anche una nuova prospettiva psicosomatica sulle patologie che si generano all'interno degli alberi genealogici e anche come lavorarci, in senso per guarire, per stare bene non soltanto dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista fisico, perché nel suo testo, La sindrome degli antenati, che ha fatto tantissimo successo in tutto il mondo, riporta sintesi di lavori scientifici che attestano che anche da malattie molto gravi è possibile guarire con questo tipo di supporto. Cioè lavorando sul piano psicologico, poiché i due piani ovviamente si intrecciano e nell'essere umano le funzioni e i contenuti sono intrecciati tra loro. Certo. Non c'è una suddivisione ben precisa come in un computer dove c'è l'hard disk e il processore. Nell'essere umano sono integrate le due funzioni. E quindi ecco quando ho cominciato ad aprire queste a parte. Le dirò che quando mi io inizia, dovevo fare una perché praticamente faccio questo io quando siccome ho sempre molti impegni non ho, e quindi devo diciamo fare degli atti di volontà per poi fare qualcosa, studiare qualche approfondimento. Allora, in passato, specie all'inizio della mia carriera, insieme a un'associazione della quale faccio parte. Fissavamo dei convegni e sceglievo una tematica e poi mi sforzavo ovviamente di trovare un po' di tempo per occuparmene e con questo libro effettivamente ho avuto grosse difficoltà perché non riuscivo, tutte le volte lo prendevo in mano mi prendevano i brividi proprio, era una specie di avevo tipo vertigini perché sentivo che erano temi molto importanti per me e poi come ho scoperto successivamente per il mio albero genealogico.
E quindi ho dovuto fare un atto di volontà per poi preparare quel convegno, perché c'era una parte di me che si, proprio che si rifiutava di aprire quella. Poi credo di aver capito perché, poi lavorando sul mio albero genealogico ho scoperto tante cose interessanti che però comunque avevano delle implicazioni. Quindi ecco, lavorare sull'albero significa diventare padroni della propria storia. Ora, chiaramente si può fare in tanti modi, ci sono infatti degli autori come la Susan Berger, lei lavorava con i grafici, con tutta una serie di supporti, ma ci sono anche altri autori, che non, tipo Ivan Bosor-Benignaggi, che lui non lavorava con, cioè utilizzava semplicemente la tecnica del colloquio clinico, e quindi ognuno poi ci lavora come vuole. Però ecco, i cardini ormai sono tutti in questo testo, appunto la sindrome degli antenati di Hans-Hansel e Susan Berger. E poi ovviamente io mi baso anche su altri autori, perché chiaramente ci sono anche altri autori che sono occupati di questo argomento in modo piuttosto esaustivo. Certo. Ma secondo te, cioè prima mi stavi parlando degli esempi proprio pratici molto interessanti riguardo a questa sindrome degli antenati, all'albero genealogico. Sì. Sì, allora, sindrome degli antenati dell'albero genealogico, perché in pratica gli antenati ci trasmettono le loro potenzialità, le loro risorse, ma anche le trappole che hanno affrontato nella loro vita senza risolverle. Quindi noi ci troviamo, il nostro inconscio poi diventa un contenitore di queste di questi nuclei, quindi potremmo dire psicoenergetici, e che tendono a ripetere sempre le stesse tematiche anche a distanza di 10, 15, 20, 30, 40, a volte anche 50 anni. Quindi potremmo parlare quasi di memoria genetica in un certo senso? Assolutamente, assolutamente. Memoria genetica e anche epigenetica, perché ovviamente se per esempio una famiglia che abita nella stessa casa da più generazioni e succedono sempre le stesse cose, ci possono essere degli aspetti anche epigenetici che giocano, spesso che sono legati allo stile di vita, perché per esempio i genetisti moderni, diciamo, quelli che hanno unito per esempio la fisica quantistica con la medicina, hanno scoperto che c'è una piccola quantità di patologie che vengono veramente trasmesse, okay, circa un 2%, mentre il resto è tutto uno stile di vita, quindi come ci dice l'epigenetica, per la quale un ambiente può ovviamente far esprimere o meno o lasciare silente un certo patrimonio genetico, ecco. Quindi nasciamo già con un destino, e questo destino non abbiamo delle possibilità: o lo ripetiamo in maniera automatica, oppure acquisiamo gli strumenti per fermarci nel qui e ora e decidere se incarnare una parte di noi oppure lasciarla e farla andare in dissolvenza. Per far questo però, ahimè, ci vogliono degli strumenti speciali, perché in effetti in questo senso mi è caro un concetto che è quello dell'uso e la manutenzione della psiche, perché in effetti mi sento uno psicologo artigiano e non uno psicologo intellettuale che è lontano dalle cose delle persone. Quindi nei primi anni della mia carriera ho fatto molta attenzione a fare in modo che le conoscenze che avevo appreso fossero fruibili e fossero anche pratiche, ecco. E in questo senso il metodo psicosintetico mi ha aiutato tantissimo, perché diciamo che il mio lavoro è stato più di raccolta, ho avuto degli ottimi maestri, ecco. Quindi io ho semplicemente raccolto il meglio di quello che hanno condiviso con me questi maestri e l'ho applicato in questi anni. E ho visto che erano cose buone, e ci ho aggiunto anche altre cose, come dicevo, anche dal punto di vista, cioè gli alberi genealogici sono una chiave favolosa, perché Freud si occupava di genitori, nonni, e poi, come vedremo successivamente, si è occupato, ci ha dato anche là a studi ulteriori sugli alberi genealogici, cioè non ha, però si è occupato degli aspetti, diciamo, più vicini, quindi del genitore, dei nonni, mentre invece andando su, negli alberi si possono trovare tantissime cose interessanti. Ora, non disponendo dei documenti, possiamo comunque lavorarci, ok? Non è detto per forza che dobbiamo fare una ricerca che richiede anni, eccetera. Sì, io ho una mia zia che raccoglie informazioni sull'albero genealogico, quindi
ogni tanto ci confrontiamo su delle curiosità che incontriamo strada facendo, però non è necessario, perché nel qui e ora la persona con i giusti strumenti può esprimere tutto quello che è nel suo albero genealogico, quindi non è necessario. Certo, se ci sono anche i documenti è meglio. Quindi, comunque, allora, per fare un discorso metodologico, diciamo così, ben radicato, possiamo dire che le basi teoriche del metodo che utilizzo con i miei pazienti sono la psicosintesi di Roberta Sajoli, la psicologia analitica di Carl Gustav Jung, la psicogenealogia di Anna Hansen e Schützenberger, la metagenealogia di Alejandro Jodorowsky e la psicoanalisi di Sigmund Freud. Queste sono diciamo le basi teoriche dalle quali, perché allora trattandosi, perché a volte io facendo queste serate o conferenze sugli alberi genealogici, delle persone mi hanno detto: ma questa cosa è parapsiologia, cos'è esoterismo? Perché in effetti parliamo di fenomeni che sono veramente curiosi, sono al limite con la cosiddetta irrazionalità. Quindi già da tempo mi ero accorto che le patologie di alcuni miei pazienti erano riconducibili a una limitazione nella programmazione della persona, e quindi avevo già visto che molte persone beneficiavano di un programma più ampio, perché secondo me il sistema si è talmente raffinato, quantomeno finora, adesso vediamo anche i segni di una destrutturazione, però comunque il sistema è talmente raffinato nel ficcarsi nelle nostre vite che è riuscito sapientemente ad allontanarci dal nostro vero io, dalle nostre parti più profonde e più vere. E quindi questo, essendo che appunto ha avuto un'efficacia veramente direi diabolica, a questo punto poi però è funzionato troppo bene, nel senso che poi le persone hanno troppa sofferenza e quindi non funzionano più bene. A quel punto ci siamo noi a intervenire, purtroppo non sulle ciambelle che non riescono col buco, ma su problemi che ormai sono sistemici, e che ovviamente anche la pandemia ha messo in evidenza possiamo dire, queste criticità, le ha fatte esplodere proprio. In effetti anche per me è stato scioccante vedere anche il livello di consapevolezza delle persone, veramente molto basso, non tutte per fortuna, perché è stata anche una piacevole scoperta quella di vedere che invece molte persone erano e sono sveglie, sono pronte ad intervenire nella loro vita, anche nella vita degli altri, in maniera costruttiva. Certamente il lavoro da fare è veramente tanto. Il metodo di lavoro che utilizzo appunto è integrativo e getta le basi sulla psicosintesi terapeutica di Roberta Sajoli, che è una psicologia nata nei primi del Novecento dal tronco della psicoanalisi. Poi a Sajoli si distacca perché aveva visto che Freud non era molto accogliente rispetto alle idee che uscivano troppo dal suo sistema di credenze. Però ecco, è una psicosintesi, e la psicosintesi si radica sulla psicoanalisi come essa promuove l'integrazione tra psiche conscia e inconscio. Quindi dapprima la psicosintesi si occupa di problemi psichici e poi estende i suoi interessi al campo educativo, dell'autoformazione e dello sviluppo personale, transpersonale o spirituale. Cioè a Sajoli, infatti, all'interno delle università ovviamente non viene molto considerato. La stessa Schützenberger infatti non lo cita, parla di teorie sulle quali ha lavorato Sajoli, però non lo cita nella bibliografia, e solo diciamo gli autori più onesti lo fanno, perché lui, occupandosi degli aspetti spirituali, diciamo va a dire un po' troppe cose, andava a dire troppe cose, allora ha subito un po' di ostracismo, diciamo, all'interno dell'università. Poi quando ho capito anche perché, ecco. Quindi è un metodo scientifico per la comprensione dell'essere umano nella totalità delle proprie esperienze esistenziali, cioè in psicosintesi non si esclude niente dall'ambito, tutto quello che è l'esperienza umana a 360 gradi ci interessa molto e ci piace approfondire il tema. Quindi è un metodo autonomo, aperto alla relazione e al confronto con altre psicologie, quindi secondo il principio è reale ciò che funziona e ha effetto. Questo è un principio di Goethe. Goethe diceva: è reale ciò che funziona, è reale ciò che ha effetto. Quindi per noi è reale ciò che ha effetto, quindi ci basiamo su quello che funziona. È una psicologia pratica in grado di facilitare la strutturazione di un nuovo e più funzionale assetto psicologico,
per mantenere la psiche appunto in buono stato di utilizzo e manutenzione. Come dicevo, è un mio concetto a cui sono molto affezionato, perché in effetti ritengo che si possa ad oggi si possano mettere insieme, e difatti io nel mio metodo di lavoro ho messo insieme questi nuclei, in modo che le persone possano avere gli strumenti per avere un po' di potere nella loro vita, quindi non essere costrette sempre a dire più forte di me. E quando una persona dice più forte di me, è chiaro che c'è il cosiddetto inconscio che è all'opera e che ci sta o facilitando o sabotando nei nostri compiti. Quindi quando questo avviene, noi sappiamo che possiamo metterci le mani per avere un po' di libertà. Dico un po' di libertà perché poi bisogna vedere quanto siamo disposti a entrare nella tana del bianconiglio, perché chiaramente con i miei pazienti non sempre si fa un lavoro approfondito in cui entriamo in tutti gli ambiti. Molte persone fanno un lavoro sufficientemente buono per loro e rientrano poi nella loro vita, però con alcuni c'è la possibilità di andare in profondità e allora si fanno delle scoperte veramente molto interessanti e ottime. Quindi è uno dei cardini del metodo che io utilizzo è appunto quella che la Schlesinger chiama una concezione multipersonale della psiche umana, ovvero lei la chiama concezione multipersonale della psiche umana, a Sagioli la chiamava teoria dell'anima molteplice e poi l'ha chiamata teoria delle subpersonalità, ok? Secondo questa visione delle cose, poi ripresa anche da altri autori di spessore tipo Gurdjieff e altri, anche Pirandello per esempio in letteratura ne parla, lui le chiamava maschere e le chiamava subpersonalità. Quindi secondo noi la personalità è il prodotto della relazione di istanze diverse, quindi personaggi, maschere e subpersonalità che sono destinate a essere governate da un centro di coscienza e di volontà. Quindi questo è il primo cardine, il primo pilastro. Il secondo pilastro è la disidentificazione, tutta roba adesso Jolie, questo è il cuore della psicosintesi, cioè la disidentificazione che sarebbe la possibilità di distinguere tra quello che io sono e quello che io ho. Quindi io sono un centro di coscienza, ma ho delle parti che sono chiamato a coordinare. E se non lo faccio io, è chiaro, lo farà il mondo, ok? Quindi perché se non prendiamo noi le decisioni per noi stessi, poi saranno gli altri e potrebbe non piacerci. Quindi queste parti di noi si organizzano in un certo modo, vanno per opposti, ok? E sono destinate a essere governate da un centro di coscienza e di volontà che le è chiamato a riconoscerle, però rappresenta una specie di iniziazione, perché normalmente noi queste parti le incarniamo. Vi porto un esempio: per esempio, una mia paziente, mentre stavamo lavorando sull'anima molteplice, e si era lasciata da poco col fidanzato, mi ha raccontato poi che era andata a una festa, e questa festa aveva cominciato a raccontare a delle persone, c'erano vari gruppi di persone. Di come era felice, quindi aveva indugiato molto nel raccontare come era felice, adesso era single, non lo sopportava più, tutta una serie di cose, sbilanciando così sulla sua parte che odiava il suo compagno. Poi si sposta in un altro gruppo e comincia a raccontare, comincia a piangere, dice ah no, mi manca un sacco, eccetera eccetera, e quindi comincia e quando poi si rende conto di questa cosa e poi resta colpita, cioè in quel momento lei ha avuto una illuminazione, ha detto ma allora è vero che l'anima è molteplice, perché in effetti lei poco prima aveva sbilanciato sulla parte che odiava e subito dopo era venuta invece fuori quasi per compensazione la parte che invece amava il suo compagno. Quindi era tornata in seduta e mi aveva detto ma sai, ho scoperto questa cosa qua. Quindi questo tipo di conoscenza può rappresentare già un cambiamento radicale. Chiaramente poi interviene l'inconscio e ci dimentichiamo tutto in qualche giorno, ecco. Perché ovviamente senza la strumentazione giusta si può diciamo cannare quanto si vuole, cioè si può dire quante verità vogliamo, ma poi i sistemi di difesa non io ho sperimentato tutto in questo senso, anche perché chiaramente all'inizio della carriera noi psicologi siamo tutti un po' trionfalistici, vogliamo ottenere risultati, no? Quindi sperimentiamo, ma ci vuole gradualità e la persona ha bisogno di acquisire una strumentazione, perché altrimenti l'inconscio va dritto per le sue logiche. Quindi una metafora che uso spesso su questo argomento è la differenza tra giocare al bowling e buttare giù tutti i birilli in una
E invece giocare a scacchi, io ho una strategia, penso alle mosse che farò, perché altrimenti con l'inconscio si rimbalza. Cioè è talmente potente, può fare talmente tante cose contemporaneamente, che veramente questa è una gran parte del lavoro che si fa in terapia, cioè capire quanto è potente, quanto ci può mettere in difficoltà, quanto facilitare nei percorsi che noi facciamo. Certo. E quindi come lavora l'inconscio? Se volessimo dare una definizione, riuscire a capire qual è il meccanismo? Il suo meccanismo è quello di ripetere tutto quello che è avvenuto nelle precedenti generazioni in modo da sciogliere i nuclei che hanno sbilanciato l'albero. Quindi mai dire mai, perché mai dire mai? Perché se io dico mai mi oppongo a qualcosa che mi sta accadendo e quindi finché io non vedo lo schema che il mio inconscio sta cercando di perseguire per la mia evoluzione, finché non lo vedo io non riesco a capire dove sto andando e perché. Quindi possiamo tranquillamente dire che i nostri antenati ci lavorano dentro per poter di nuovo tornare in vita, potremmo dire. Infatti Sant'Agostino diceva proprio questo, diceva che quindi gli antenati, i nostri parenti non ci sono più, non sono degli assenti, ma sono degli invisibili. Sì, adesso non sappiamo neanche se queste sue personalità sono interne o esterne, perché ci sono delle teorie sul cervello come antenna, quindi non sappiamo bene, ma sappiamo benissimo che quando a volte abbiamo dei pensieri, abbiamo anche dei pensieri di cui non siamo orgogliosi, ovviamente, e quei pensieri là, che ci fanno spesso sentire in colpa, quei pensieri là possono essere riconducibili a parti di noi che noi possiamo riconoscere, a cui possiamo dare un nome e di conseguenza possiamo governare una parte della nostra vita se teniamo conto appunto di queste variabili, cioè di questi fattori che tendono pensarla e che, come dicevo prima, tendono a o a facilitarci nel nostro percorso oppure a impedirci, a ostacolarci. Quindi, tornando alla teoria di base, la sua sintesi promossa in tutto il mondo è una psicologia olistica, quindi considera l'individuo nel suo insieme, quindi corpo, anima, psiche e spirito. Uno dei miei maestri, Piero Ferrucci, una delle sue definizioni è che la psicosintesi è un sistema aperto di strumenti pratici per la trasformazione della psiche. E quindi questo ovviamente rimanda alla mia concezione di artigiano, dove appunto quindi io come artigiano lavoro su me stesso e facilito le persone nel poi fare la stessa cosa nella loro vita. Nel transgenerazionale ci sono diverse ricerche, un tema piuttosto seguito. E ci sono due ricerche scientifiche che in particolare possono darci delle indicazioni. Una è stata pubblicata su Nature Neuroscience, eseguita dal Brain Research Institute dell'Università di Zurigo, che aveva come obiettivo indagare l'ereditarietà dei traumi dei genitori e figli e nipoti fino alla terza generazione. Quindi il risultato di questa ricerca è che i ricercatori sono stati in grado di identificare delle piccole frazioni di materiale genetico, che è chiamato appunto microRNA, quindi sono brevi sequenze attraverso le quali vengono trasmesse le istruzioni per costruire le proteine e che conservano la memoria di eventi traumatici. Quindi si è scoperto che fino alla terza generazione di sicuro gli eventi traumatici vengono trasmessi. Quindi la ricerca è stata effettuata con topi. Quindi sono stati messi a confronto topi traumatizzati con topi non traumatizzati. Quindi nei topi traumatizzati lo stress traumatico altera per eccesso o per difetto la quantità di diverse sequenze di microRNA nel sangue, nel cervello e nello sperma. Nei topi traumatizzati sono osservati comportamenti caratterizzati da depressione. Quindi è come se il segnale fosse: è pericoloso muovermi, vivo di meno, okay, questo è tipico del depresso, no? Vivo di meno, ma rischio di meno di avere dei problemi. Quindi, e questa cosa ovviamente si vede nella sopravvivenza come must, cioè come programma principale che noi abbiamo, programma biologico principale è quello di sopravvivere sia come individui che poi anche come razza. Dottoressa Mansui afferma che con questa ricerca siamo in grado di dimostrare per la prima volta che le esperienze traumatiche influenzano il metabolismo a lungo termine, che i cambiamenti indotti sono ereditari e che gli effetti del trauma ereditato sul metabolismo e comportamenti psicologici persistono fino alla terza generazione.
Quindi, e lei afferma ulteriormente, dice anche, e ci sono malattie come il disordine bipolare che si tramandano in famiglia nonostante non siano riconducibili ad un particolare gene. Ok? Quindi non è solo roba psicologica, ma è roba anche concreta, biologica, che si installa nella psiche e nel corpo, e quindi da qui il concetto di psicosomatico. Quindi il secondo, la seconda ricerca è stata pubblicata su Nature Neuroscience, però stavolta è stata effettuata dall'Emory University di Atlanta. Quindi l'obiettivo era spiegare perché un evento traumatico che ha coinvolto un antenato continua a influenzare il destino dei membri di una stessa famiglia anche molte generazioni dopo che è avvenuto il trauma. Quindi il risultato è stato che le famiglie dei topolini traumatizzati evitavano l'odore associato ai traumi subiti dai genitori senza il necessario addestramento. Mi spiego meglio. Cioè, questi, mettiamo, io prendo un topolino, lo prendo a calci con una scarpa che è imbevuta dell'odore di lavanda. Quindi lo prendo a calci, lui ha paura di morire, quindi cioè, gli somministro un trauma, no? Lo prendo a calcio, anche se ovviamente non è molto etica come ricerca, però. E quindi i topolini che poi nasceranno da quel topolino lì, la discendenza andrà a evitare la lavanda come se fosse la peste, nonostante non abbia subito il trauma. Non so se. Essendo, poi vabbè, la Schussenberg poi successivamente nel libro riporta degli esempi di bambini che hanno ancora gli incubi della seconda guerra mondiale, per esempio dei nonni sofferto dei traumi che purtroppo non hanno potuto elaborare, perché poi a quel tempo non c'era niente, quindi anche Freud in L'uomo Mosè e la religione monoteistica afferma che l'eredità arcaica degli uomini non abbraccia solo disposizioni ma anche contenuti, tracce amnestiche di ciò che fu vissuto da generazioni precedenti. E in Totem e Tabù afferma: noi procediamo comunque dall'ipotesi di una psiche collettiva, quindi ne aveva già parlato lui ancora prima di Jung. Facciamo sopravvivere per molti millenni il senso di colpa causato da un'azione e lo facciamo restare operante per generazioni e generazioni che di questa azione non possono avere avuto nozione alcuna. E lui dice: facciamo proseguire un processo emotivo. Ecco, su questo un esempio è quando noi, per esempio, mettiamo che abbiamo messo la macchina in un posto dove non andava messa, no? Quindi ci viene fatta una multa, mettiamo che ci viene fatto 100 euro di multa, ecco, dal punto di vista di quello che ci accade, è come se una volta che abbiamo ricevuto questa multa da 100 euro, pagassimo tutti i giorni, ok, la stessa multa, ripetiamo il pagamento di questa multa, nonostante che poi in realtà quando io ho preso una multa, quando l'ho pagata, stop, fine, no? Ecco, in realtà l'inconscio, ecco, per rispondere alla sua domanda di prima, l'inconscio ha questa caratteristica e tende a ripetere e a riportare la persona sempre sulle stesse tematiche finché quelle tematiche non sono state sciolte. Quindi l'inconscio ha anche una valenza evolutiva, potremmo dire, cioè mi conduce laddove il mio albero genealogico ha più bisogno di essere sanato. Quindi cosa fanno i nonni, cosa fanno i genitori? Possono ingrovigliare oppure sciogliere l'albero da quelli che sono i nuclei. Ovviamente per bloccare queste cose, dice Jung, secondo lui, secondo Carl Gustav Jung, per ridurre l'angoscia che derivava da questo inconscio, questa fonte inesauribile di disposizioni fisiche e psicologiche, gli esseri umani hanno inventato le superstizioni e anche le religioni, secondo lui, perché è chiaro che queste disposizioni portano talmente tanta angoscia, ci si trova nei momenti della nostra vita a vivere cose che sono assolutamente assurde, diciamo, ma perché sono dentro a questa cosa, no? E quindi in quei casi molto probabilmente c'è un nostro parente che non ha risolto quel nucleo là e adesso quel nucleo, finché non l'abbiamo sciolto, tende a ripetersi o tende addirittura in qualche modo a complottare. Noi possiamo trovarci in situazioni simili e sciogliere finalmente quel bubone che si è creato nell'albero genealogico. E poi parlando appunto di transgenerazionale, Jung
in diversi suoi libri ne ha parlato, ha fatto diverse ricerche, ha fatto tantissime ricerche su questo argomento. Quindi secondo Jung, infatti, i fenomeni legati alle trasmissioni transgenerazionali avrebbero origine dall'accumulo delle esperienze umane all'interno del cosiddetto inconscio collettivo, che sarebbe una specie di archivio condiviso. E questo ho visto, quindi già Jung, ecco, poi vabbè, diciamo che ci sono dei cardini, ecco, nei lavori di Jung, che, quindi lavorando sul suo albero genealogico, per esempio Carl Gustav Jung aveva scoperto nel 1645 un suo omonimo era deceduto dopo aver dedicato la sua vita al processo di individuazione, quindi utilizzando dei termini a disposizione a quel tempo. Ecco, il processo di individuazione sarebbe: io divento maggiormente me stesso e che quindi faccio il contrario del percorso che ci propone il sistema. Cioè il sistema ci dice: tu essere umano sei troppo potente, io devo limitarti. E quindi ti riduco fin dalla nascita le tue potenzialità, in modo che posso, insomma, una società di massa è più gestibile, altrimenti come faccio a gestire milioni di selvaggi che insomma non ci stanno, ecco, a essere strapazzati in un certo modo. E quindi il percorso di individuazione è il percorso inverso. Spiego? Anche in questo senso, se vogliamo, la psicoanalisi nel tempo, a livello storico, si è più proposta come una psicologia di sistema, dove Freud voleva riportare le persone a produrre e avere dei buoni rapporti umani soddisfacenti, però non era. Mentre invece altre psicologie, per esempio, forniscono strumenti per liberarsi, ecco, in questo senso. Quindi questo è un nucleo molto importante, per esempio, nel lavoro che io faccio, perché laddove un condizionamento può essere utile, va, tira via, ma dove un condizionamento mi va a rovinare la mia salute psicologica o fisica, e dove io ripeto delle routine sbagliate, e a quel punto c'è da fermarsi un attimo e riflettere, no? E cambiare i tubi o cambiare la programmazione. Ecco, io uso molte metafore, come dicevo, artigianali, perché se un tubo, per esempio, se noi abbiamo troppa ansia e c'è un tubo che diciamo può reggere 5 bar di pressione e io ci voglio mettere 10 bar di pressione di acqua, è chiaro che poi quel tubo prima o poi salterà. Quindi, allora io cosa devo fare? Devo tagliare, devo segare il tubo, devo metterci un AT e creare un percorso che possa andare ad accogliere quegli altri 5 bar di pressione. A quel punto il sistema funziona. E questo è quello che io aiuto a fare i miei pazienti. Aiuto i miei pazienti a aumentare e quindi a assimilare nuove parole che permetteranno loro di esprimere le tematiche importanti della loro vita con la parola anziché con il sintomo. E questo ho visto che funziona molto bene, perché quando fin tanto c'è un turbamento la persona non sa da dove viene, ma quando poi inizia a dargli un nome cambia tutto, quindi la persona spreca meno energie, è meno preoccupata di quello che accade, quindi va meno in stress e anche nei conflitti familiari si mantiene molto più calma, si riesce si riescono a evitare quelle escalation che poi portano, no, a perdere il controllo, poi ci si dicono cose terribili, poi ci si sente in colpa e non cambia niente. Quindi dovessimo dire che cosa cerca di fare l'albero genealogico in quanto entità viva, perché con il mio lavoro io ho scoperto, per esempio, che non esiste la natura morta, esiste solo natura viva, e in questo anche gli alberi genealogici sono come delle super personalità che hanno una loro logica. Quindi questo si vede benissimo nel lavoro. Cioè, per esempio, quello che ho notato è che in una famiglia, per esempio, con 4 figli, 3-4 figli, specialmente se un paio di questi sono molto impostati, no, sulle tematiche del mondo, no, sulle tematiche appunto di carriera, di successo, eccetera, poff, esce fuori sempre uno dei quattro, almeno uno dei quattro esce artista. Ovviamente poi l'artista viene da me in seduta perché viene massacrato dalla famiglia, perché non si allinea con i valori della famiglia. E quindi in questo senso mi è capitato spesso di aiutare degli artisti a valorizzare se stessi, perché chiaramente quando una famiglia è demolitiva, insomma, l'autostima te la tira giù di punteggio, boom, 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 ogni cosa
ogni giorno, diciamo, una famiglia, un gruppo può diventare anche un tritacarne, ecco. E invece con degli strumenti, io in seduta lavoro sia con individui, con gruppi, individui, coppie e anche gruppi, famiglie, eccetera. Quindi più persone vedo e meglio è. Però ecco, a volte nelle coppie, per esempio, non è, magari solo uno dei due è disposto a fare un percorso, allora benissimo, si lavora sull'inconscio dell'uno per potremmo dire ingerminare, infettare anche l'inconscio dell'altro, cioè infettarlo. Sì, positivamente, certo, mettere un seme di, insomma, di ripresa. Sì, a volte in modo sadico, io posso, siccome io lavoro sadico, si fa come il chirurgo, no? Che taglia, ecco, però mi diverto lavorando su più elementi della stessa famiglia, mi diverto a condividere le stesse competenze con più elementi per giocare un po' a scacchi, no? Con il focus, perché a volte all'interno delle famiglie c'è un focus, cioè c'è una persona che malfunziona e che ovviamente evita come la peste di venire in seduta a me. Però a quel punto è interessante vedere, perché chiaramente il cambiamento, se è eccessivo, salta tutto, no? Invece se il cambiamento è graduale, allora a quel punto quella persona, è interessante vedere quello che accade, no? Perché ovviamente è tutto in chiave etica, non è che è un complottare, è un aiutare la famiglia, cioè, anche nei soggetti che volenti o nolenti non, magari non sono disposti, perché ovviamente funziona molto bene la teoria sistemica, dove la famiglia è ovviamente un sistema e agendo anche soltanto su un elemento si lavora su tutta la famiglia, e a questo punto potremmo dire sull'albero genealogico che c'è sopra la persona, quindi di chi, degli antenati, cioè di chi ha preceduto, e anche sull'albero genealogico che verrà, perché alcuni alberi smettono anche di fare frutti, no? Quindi quando c'è troppa sofferenza ci vuole essere un albero dove non nascono più, non c'è più discendenza, e quindi anche in questa ottica, anche in questi casi, ecco, possono esserci dei blocchi anche psicologici, cioè psicologici, e diventano anche blocchi fisici. Quindi dal tuo punto di vista possiamo dire che le malattie fisiche comunque derivano strettamente da qualcosa che parte dalla psiche, dall'inconscio, dalla mente? Sì, uno dei miei maestri afferma che tutte le malattie sono psicosomatiche. Tutte le malattie, che secondo me. Sì, e sono d'accordo su questa cosa, perché c'è una parte della psiche che le sa tutte, che conosce molto bene come funzionano le cose, e questa parte della psiche, con questa parte della psiche noi possiamo avere una relazione, cioè possiamo essere in relazione con questa parte della psiche e quindi a quel punto cambia tutto. Quindi poi ogni tradizione l'ha chiamata in modo diverso questa parte, però esiste questa parte, e a Stagioli ne ha avuto esperienza e ha fornito anche gli strumenti per poter avere esperienza di questa parte della psiche. Okay? Quindi questa parte esiste, è concreta, è una parte che può essere sperimentata. E quindi quando si riesce a lavorare su quel piano lì diventa tutto più facile, perché a quel punto la persona ha tutti gli strumenti per muoversi nel giusto modo, no? Quindi quando riesce a beneficiare di quello che avviene nel mondo onirico, cioè nei sogni, i sogni possono essere fatti sia durante la notte ma anche durante il giorno, perché a volte dei sogni ci lasciano delle tracce, per esempio, ecco. E poi abbiamo scoperto che ci sono dei sogni che anticipano degli eventi, quindi questo già Jung si era accorto di questo fatto, e quindi se un sogno può anticipare un evento, significa che quell'evento in una certa dimensione è già accaduto. Quindi, ecco, comunque, continuando sui nuclei su cui ha lavorato Jung, in Ricordi, sogni e riflessioni, Jung afferma: ho la netta sensazione di essere sotto l'influenza di cose o problemi che furono lasciati incompiuti o senza risposta dai miei genitori, nonni e dai miei più lontani antenati. Quindi, in questo senso, ci possiamo muovere con sicurezza, perché questi autori hanno già fatto tutto quello che c'è da fare prima di noi, ecco. Voglio dire, oggi queste informazioni sono già disponibili e ci permettono di poterci muovere con sicurezza in un argomento così delicato, ecco. Veramente stupefacente pensare che una storia familiare possa influire nel qui ed ora di una persona che vive oggi, che, insomma, a discapito magari di chissà quante generazioni, porta dentro il seme di un ricordo, di una memoria, di un trauma, e lo rimanifesta
finché non è in grado di... Anche lì, se non conosci però la tua storia familiare, come puoi riuscire a trovare il fulcro e sciogliere il nodo? Allora, si può fare questo perché è possibile, attraverso delle tecniche anche molto semplici, è possibile permettere all'inconscio di proiettare un'immagine, potremmo dire olografica, di se stesso e agire su quella dandogli un nome e vedendo che caratteristiche ha questa parte. Certo. Quindi questo ed è un modo proprio per riprogrammare l'inconscio. Perché allora dobbiamo dire le informazioni fondamentali, ormai le sappiamo tutte, del tipo che, per esempio, le due leggi ferree che regolano il funzionamento della psiche sono due: una è la legge della ripetizione e l'altra la legge dell'associazione. Sono due, fondamentalmente. Poi altri autori sono stati più, hanno espresso i concetti in maniera più complessa, però fondamentalmente possiamo affermare che le due leggi principali sono queste due, quindi la legge della ripetizione e la legge dell'associazione. Quindi la nostra psiche associa continuamente le informazioni, associa continuamente queste informazioni e il trauma, per esempio, il trauma è un esempio di associazione. E noi siamo stati equipaggiati di tutta la strumentazione necessaria per poter mettere le mani su queste cose. E quindi c'è questa conoscenza che può essere utilizzata per scoprire come è settato il nostro albero genealogico. E quindi queste parti, che appunto Sajoli chiamava subpersonalità, hanno delle caratteristiche ben precise che possono essere indagate e possono anche essere, queste parti possono essere trasformate in parti che sono più desiderabili per noi. Quindi gli strumenti ci sono. Ripeto, strumenti pratici come cacciaviti, come chiavi inglesi. Quindi oggi abbiamo tutta la tecnologia per poter fare questo, cioè per riscrivere un nuovo destino, per creare i presupposti per appunto interrompere, per esempio, una catena di dolore presente nell'albero genealogico e iniziare una nuova primavera, in modo da non trasferire questi contenuti ai figli, ok? Perché, per esempio, un genitore che fa una piazza pulita delle tematiche più importanti, poi questa roba non la trasmette ai figli. I figli a quel punto sono maggiormente liberi da coazione a ripetere, per esempio, ecco, la Schützenberger parla dell'effetto Zegarnik. Nel 1928 la russa Bluma Zegarnik, che lavorava a Berlino sotto la direzione di Kurt Ledin, un altro pezzo grosso della psicologia mondiale, ha dimostrato scientificamente che la mente ricorda maggiormente questioni rimaste incompiute. Quindi, e la Schützenberger afferma: tutto ciò che non abbiamo elaborato ci ossessiona con rimugini, angosce, ansie, come se la mente cercasse di ripercorrere il passato per correggerlo e per cambiarlo. Okay? Quindi potremmo parlare di un effetto Zegarnik transgenerazionale. E cosa succede poi? Quando c'è l'effetto Zegarnik in gioco oppure dobbiamo elaborare qualcosa, ha poco senso consigliare alle persone che ci sono vicine non ci pensare, no? Pensa alla salute, no? Queste sono le affermazioni che magari persone con semplicità cercano, oppure hanno dette affermazioni anche, no? Che sono così, una psicologia fai da te che poi spesso dà più frustrazione alla persona che non altro. Quindi perché la mente torna comunque a quei contenuti sulle stesse tematiche ossessivamente finché non le ha risolte. Quindi tanto vale aprirsi alla possibilità di metterci le mani una volta per tutte su queste tematiche. Quindi in questo senso Sajoli riteneva che alcuni problemi potessero essere effettivamente superati dimenticandoli, però dall'altra parte l'effetto Zegarnik, se ce li porta continuamente alla mente o ci riporta continuamente alle stesse, cioè vediamo che la commedia della nostra vita ha delle ripetizioni, cioè succede sempre la stessa cosa, allora a quel punto è l'inconscio che ci sta cercando di dire qualcosa. Vuol dire che abbiamo bocciato, non abbiamo superato l'esame e che quindi l'inconscio ci riporta esattamente lì. Direi che queste tecniche comunque potrebbero veramente apportare dei cambiamenti radicali all'interno della qualità della vita delle persone, perché poi alla fine, nell'ultimo periodo, più che mai abbiamo visto i grandi limiti della stabilità psicofisica
della psiche umana, perché io penso che con la pandemia abbiamo raggiunto delle vette veramente incredibili, mai viste, ok? Penso che una ristrutturazione del genere potrebbe veramente mettere in chiaro dei punti che per molti non sono stati chiari. Io credo, perché alla fine siamo figli dell'influenza spagnola, siamo figli della guerra, figli, sì. Generazionalmente le nostre memorie sono quei traumi, perché la maggior parte di noi, insomma. Sì, siamo, purtroppo siamo sempre nati in una forma di schiavitù, da centinaia di anni si ripete questa storia, e puntualmente qualcuno, diciamo, è intervenuto, e quindi c'è una mano che dall'alto è intervenuta per ottenere un certo tipo di diciamo di cambiamento, ecco. E adesso queste tecniche sono ovviamente tutte, molti autori hanno raccolto libri su questi argomenti, anche sui lavori che vengono fatti negli istituti e nelle università più importanti al mondo, dove si cercano di bypassare le difese delle persone per ficcare dei programmi direttamente in delle zone del cervello, dove questi agiscono come dei virus, come nei computer, ecco, e quindi sono in grado di... Questo io l'ho notato la pandemia, perché non c'era più possibilità di ragionare e si è persa proprio la possibilità di dialogare con le persone, non c'era, c'erano soltanto persone che sapevano come erano, stavano le cose, perché avevano quel parente medico, quel parente infermiere, eccetera, e quindi sapevano loro com'era, e che quindi le cose dovevano andare in un certo modo. E persone, quindi una notizia negativa è che l'essere umano può essere programmato. Una notizia positiva è che l'essere umano può essere sprogrammato, cioè può essere, cioè gli si possono dare gli strumenti per sprogrammarsi, che è la cosa più etica, perché se sono io a sprogrammarlo e a riprogrammarlo, ovviamente potrei farlo andare che la persona là dà la padella nella brace, cioè io influenzo, mi spiego. Sì. Influenzo troppo il percorso, quindi il mio lavoro deve essere quello di facilitare uno sviluppo, cioè nel senso proprio di togliere i viluppi dalla quella personalità che è bloccata, che è ingrovigliata. Io aiuto quella persona a liberarsi dei viluppi e a diventare veramente se stessa. Questo è il concetto di cui parlava Jung, che ha proposto un concetto di individuazione, cioè divento individuo, cioè smetto di essere massa. E quindi rinuncio alla dipendenza con qualcuno che mi dice dall'esterno, no? Quindi a una parte della delega, e rinuncio a quella delega e mi prendo una parte della responsabilità della mia. Poi ovviamente anch'io quando non sto bene c'ho un mio medico di fiducia, certamente è un medico che ha delle visioni più aperte di diciamo dei medici che si basano soltanto. Quindi ecco, preferisco avvalermi di professionisti che hanno, cioè che considerano, possiamo dire a questo punto, anche la vecchia medicina, non soltanto quella nuova, è più un atto creativo, è più una narrativa che non una medicina che si basa sui cardini. Ecco. Quindi abbiamo assistito in questi anni a, oltre alla finanza creativa, un sacco di, insomma, abbiamo assistito anche alla medicina creativa, abbiamo assistito anche a questo, ora vediamo come si svilupperanno le cose, la magistratura ci metterà le mani, chissà, segni buoni ci sono, perché chiaramente molte persone non hanno dimenticato quello che è accaduto, e la gravità di quello che è accaduto è veramente, per taluni è un qualcosa di trascurabile, mentre invece per noi, che almeno, non dico abbiamo tutti e due gli occhi aperti, ma almeno mezzo occhio aperto l'abbiamo visto. Inaccettabile. Quindi. Io, Alessandro, ti ringrazio. Direi che, insomma, abbiamo iniziato a dare una spiegazione su questo tema degli alberi genealogici e di come potrebbero anche aver influito su quello che stiamo e abbiamo visto al giorno d'oggi, di come possono influire sulla vita del singolo, sulla qualità della vita del singolo, come alcuni traumi non siano personali, ma siano genetici, siano una memoria di qualcosa. Quindi io ti ringrazio tantissimo, Alessandro, se vorrai di nuovo essere con noi per farci entrare, insomma, in questo mondo. Volentierissimo, anzi ti ringrazio molto per questa opportunità. Ciao, grazie.